La squadra della Polizia di Stato di Siracusa ha vinto la seconda edizione del trofeo Memorial Isle di calcio organizzato dal club Juventus di Viale Zecchino. La manifestazione ha visto la partecipazione di quattro formazioni interforze e in finale se la sono giocata la polizia contro l'aeronautica. Nei tempi regolamentari i poliziotti sono riusciti ad aggiustare il risultato pareggiando 1-1 soltanto alla scadere dei tempi regolamentari, dopo aver subito il gol e l'espulsione di un calciatore. A calci di rigore, se ne tiravano 3 anziché 5 per squadra, hanno avuto maggiore lucidità dagli 11 metri i poliziotti allenati da Cesare Zerillo, vecchia gloria del calcio siracusano, che si sono così affermati per 3-2. In precedenza l'aeronautica aveva avuto ragione della Guardia di Finanza e i poliziotti della compagine dei Carabinieri. La squadra vincitrice ha portato a casa la Coppa delle Grandi Orecchie, la riproduzione perfetta della Champions League. Nel torneo riservato ai ragazzini, classi 2004-2005, invece hanno avuto ragione quelli del Real Siracusa, che hanno superato ai calci di rigore i loro coetanei del club Juventus. Ad arbitrare gli incontri a turno sono stati Fischietti dell'AICS, Forcellini, Mangiafico e Torneo. Il momento più toccante della manifestazione voluta da Salvo Speranza, che è il presidente dello Juventus Club, e anche seguita sugli spalti di numerosi spettatori, è stata la cerimonia di ricordo delle vittime dell'assurda tragedia dello stadio Eisel in occasione della finale della Coppa dei Campioni del 1985 tra Juventus e Liverpool. 39 ragazzini sono sfilati in campo, ognuno recando il nome della vittima di quella violenza subita dai tifosi italiani ad opera di un gruppo di hooligans inglesi.